Prossimo livello. Ciao amico, sono Cal. Ciao Cal. Ah, torniamo nella... Flint. Ah. Ciao amico. Scusa un secondo. Qui è il sindaco. Flint, sono papà. Ah, ok, solo papà. Flint. Cambia. Flint Lockwood. Alcuni livelli quindi continuano nella stessa zona. Flint. Vabbè, l'importante è sapere quale atto siamo. Dai, andiamo da Flint, Cal. I miei amici sono nei guai. Sono intrappolati in una valanga di gelato. L'avevo intuito. Arrivo! Forse ci sono arrivato da solo. Ok, rieccoci qua. La situazione sta peggiorando. Fidati, quei ragazzini saranno salvi in un attimo. Certo, come no. Comunque che figata questa zona che sta anche nevicando. Allora, come lo distruggiamo? Ovviamente a pugni. Ah, ma che figata. Il biscotto giustamente gelato. Tira pugno. Lo devi... Mega tira pugno. Lo devi distruggere in tre punti diversi. Ah, giusto. Devi distruggere in tre punti diversi. Le due parti dure e la parte molle. Questo non è un hamburger. Credo che sia uno di quei panini con dentro uova e prosciutto. La butto lì, visto che o è un pezzo di brigigante o è un uovo e prosciutto quello. Allora, ci sono altre palle di gelato qui? Sì, ce n'è una qua sopra, due qua sopra. Ok, non la posso raggiungere, quindi spero di poter fare il giro da sopra per poterlo, scusate il singhiozzo, prendere. Vai col mega tirapugno, allora Flint. Flint. Ecco. Tra l'altro non mi sembra di vedere dei cambiamenti. O forse sì. Non mi sembra di vedere dei cambiamenti estetici nelle armi. Non ne sono sicuro, però forse ci sono. Visto che siamo già al secondo livello, alla seconda parte dei livelli. Però magari no. Ecco il gelato doppio che nascondeva giustamente una palla di gelato. Ecco qua. Allora. Come raggiungo questa palla di gelato invece? Ehi! Tu ti muovi? Il cielo! Darei i baffi per un cono, se li avessi. Ok. Ah, darei i baffi per un cono. Eh beh, certo. Ciccio, come... Non è che tu spareresti qua, vero? Proviamoci, eh. Aia. Ok, non spara abbastanza in là. Come la raggiungo questa? Mega tirapugno! Come raggiungo questa palla di gelato? Vuoi vedere? La butto lì, perché magari mi pare una stupidata, ma potrebbe essere che certi oggetti li puoi prendere solo in multiplayer. Può sembrare una cavolata, ma se non lo posso raggiungere neanche da qua, e magari coi potenziamenti il raggio di calore si allunga e magari mi sbaglio. Ma se ricordate, anche nel gioco di Shrek, il Vissero per sempre felici e contenti, mi sa che questo devo saltare con lui, c'erano delle sezioni che dovevamo per forza di cosa fare in multiplayer. Il che era una cazzata. Partiamo da quel presupposto. Arma pozza. Perché metti che giochi da solo come me o come un bambino dell'epoca che voleva giocare per i fatti propri e di conseguenza non invita gente per giocare al gioco di Shrek. Ecco qua, stavo per crepare male. Scusami, quelle parti sarebbero state impossibili da fare da soli. Il che è una stupidata, è veramente una stupidata. Io spero che mi sbaglio. Spero di sbagliarmi e che queste queste zone non siano per forza avocado di cose multiplayer. Quelle, almeno quegli oggetti avocado lì. Anche perché, ecco che ci crepo. Operazione avocado. Ecco fatto. Aspetta, vita. A meno che adesso non mi arriva una palla di gelato in faccia. Oh, pensavo mi avrebbe curato ed del ecco tutto. Qua. Non brucia. Effettivamente non avevamo mai prese in un momento operazione in cui eravamo avocado a corto di vita. Ah. Salta però Flint, dannazione. Non vedo. Ecco qua. Non vorrei dire, ma la tempesta di palle di gelato sta peggiorando, quindi ecco.
Quindi è meglio levarsi dalle scatole. Un colpo solo. Un colpo solo e siamo fregati. Sardine liquore. Ottimo. Oh, sono di nuovo qui. Allora, wow, un controller. Hey. Allora, è interessante che comunque abbiamo preso un trofeo. Allora, non possiamo salire in groppa Flint. Però, proviamo così un secondo. No, non è da fare in multiplayer questa zona. Quindi non ho idea di come farla. Però almeno abbiamo tolto dalla lista il fatto che quella parte è da fare per forza in multiplayer. Questo vuol dire o che sbaglio io qualcosa, o appunto non abbiamo ancora il potenziamento adeguato per poter fare quella parte. Quindi, secondo me, quel pezzo lì è da fare una volta che hai il potenziamento della pistola di calore. Che sia o la gittata o la potenza o la velocità con cui scioglie le cose. Ecco qua. Ora ho voglia di mangiare messicano. Non brucia? Non mangio messicano da un bel po', effettivamente. O meglio, diciamo che non ho mai mangiato. No, forse una volta. Una volta ci ho mangiato. Quei pupazzi di neve sono cattivi? Non potevo fare del semifreddo. Eh beh, certo, così eri tiepido. Operazione comunque avocado. Ho mangiato una sola volta in un ristorante messicano avocado. Ma ho mangiato spesso cose messicane. Ce la fai raggiungere quei ragazzini, Flint? Il certo, taco, mi vuoi sto avvicinando, Cal. Dicevo, vuoi il taco, vuoi il burrito, vuoi l'encilada. Di cose comunque messicane ne ho mangiate. Il burrito a me piace un sacco. I taco, vuoi che magari quelli che fanno in Italia non sono veramente come te li sei sempre immaginati, tipo Taco Bell, quelle cose lì. Però comunque non mi dispiacciono. Vorrei mangiare un taco come quelli che si vedono in America, proprio con la sfoglia croccantissima e strapieno di verdura e carne. Vorrei una roba simile. Io li ho fatti spessi taco, mi escono bene per carità, perché comunque sono bravo. Abbastanza caldo? Non mi danno la stessa idea di essere come quelli americani, non lo so. Magari perché ti sei fatto sempre un'idea in un modo e di conseguenza se non è esattamente come quella, poi ne rimani un attimo deluso. Allora, vediamo. Qua non c'era nient'altro. Ah, togliti dalla salsa. Presto, sono tutto intirizzito. Che bello intirizzito. Su questo non ci piove. Oh no, hai insultato un bambino, Flint. Palla di gelato. Abbastanza caldo? 28 su 30. Questo vuol dire che una probabilmente lì. Ah no, due erano. No, una era sopra la come si chiama? La cabina telefonica. Me ne manca uno, quindi non ci arrivo. Ecco fatto. Ble 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 ble. Liquidazione. Mi mancano due palline di gelato. Una l'ho vista palesemente. L'altra dov'era? Ora vai e stai lontano da qualunque cosa sembri gelato. Oh no. Stai lontano dal gelato. Sei stato bravissimo, Flint. Ah, bene. Ok. Almeno in questo. Ok, comunque non si ricarica quindi completamente dalla 1 alla 2 alla 3, ma ogni livello ha la sua parte di carica. E mi sa che non abbiamo ottenuto nessun potenziamento. E infatti